inevitabile. Durante la nostra crescita siamo stati influenzati dalla cultura americana, siamo stati influenzati dalle loro serie, dai loro film, dalle loro canzoni. Ci hanno trasmesso i loro ideali di libertà, di autodeterminazione, il sogno americano. Ma sapete cos'altro c'era in quei film, in quelle serie così iconiche? Delle auto altrettanto iconiche. Oggi ne andremo a vedere una, capendo com'è possedere un bolide americano in Italia. Woke up outside in the rain today. Not a clue to where or how. Woke up alone, feeling blue today. What on earth do I do now? What on earth do I do now? Stole some quotes of a line somewhere. Didn't know what else to do. Da quando ricordo sto dentro le macchine americane. Padre, non fa il matto che te la vendi, eh? Mai, anche perché è di mia figlia. Quindi. Mai, gliel'hai promessa? Sì, sì, promesso. Mi catapulta dentro ai film. Una macchina del genere a Roma, come si guida? È una cosa che diventa soggettiva, perché da fuori può sembrare, ma dove vai in giro con questa macchina? Fare la spesa? Okay. In realtà è molto più semplice di quanto si possa pensare. Ovviamente non è una macchina che puoi prendere dal lunedì alla domenica sempre, insomma. Anche perché? Anche perché come dimensioni, come lunghezza. Ma quanto è lunga? Quando passi te con questa qua si girano tutti, sì. Pollice in su. Pollice in su, complimenti, insomma, ma tutte le tasse. Sgasa, fammici fare un giro. Acciacca, così avvicinata. Sei litri e 6, il motore è un 403, big block. Tre rapporti. Del 79, la macchina è matching numbers, quindi ha codice telaio, e codice motore e cambio, tutti corrispondenti. Okay. Quindi la macchina è assolutamente originale dal 79. È stupenda, ma poi è ogni singolo dettaglio, i muscoli da tutte le parti. Se la guardi da qua è bella, se mi giro la guardo di qua è assurda. I passi a ruota sono larghissimi, super muscolosa. I cerchi originali, Sì, il cerchio originale si chiama Snowflake, tono su tono. Erano tono su tono. Vabbè. Però c'ha i suoi anni, no? Sì, anche sì, se sì. Non è perfetta nella carrozzeria, ma chi se ne frega? No, no, ma anche perché questo colore è rarissimo. Questo colore si chiama Atlantis Blue. Uh-huh. È un colore che è stato fatto al 10° anniversario della produzione del Trans-Am. Parliamo della Fenice, sobria. Sì. Sobrio. Sobria, tono su tono, quindi sobria. 43 anni, appiccicato ancora qua e ha fatto il suo tempo, come si può vedere, ma è il bello anche di queste macchine, no? E questo? Questo è, si chiama T-top, quando uno vuole, se il tempo è buono, basta fare così. No, che spettacolo! Renditi conto quanto è largo, senza il T-top è il doppio. È il doppio, esatto. Tra l'altro dei T-top anche le copertine originali, sue del 79, che sono introvabili. Anche tutti i documenti. Tutti i documenti. Il libretto di servizio. Di servizio. Originale. Originale, per quanto riguarda il cricco originale. Ho addirittura degli appunti che fece il primo proprietario, credo, per quanto riguarda i consumi, perché sono rapportati i galloni, quindi sicuramente fanno parte della storia della macchina anche queste cose.
macchine, ma l'odore non si sa per quale motivo è sempre lo stesso di tutte le macchine americane anni 70, anni 80, insomma, la moquette, l'odore della benzina, perché comunque sì. carburatori grandi così. Ma hai visto che qui non si badava. Tutte le cuciture dei sedili messe nel posto giusto, il volante con il diametro, tre razze, il volante piccolo, tre razze, il dashboard, la strumentazione, il contachilometri, il contagiri, è bellissimo, ti ci incanti, passeresti le ore a scattare a fotografie. Sì. Sì, anche i particolari, il simbolo della fenice sul cambio. Diciamo l'ultima caratteristica di queste auto qua, che quelle di oggi se le sognano, il suono. Il suono, il sound. Il suono del vuoto è il più bello della storia dei motori. Il più bello, in assoluto, sì. Al contrario di quanto si possa pensare, vista la linea della macchina sportiva, eccetera, eccetera, ma secondo me il bello della guida di questa macchina, oltre la sgasatona, è proprio il piacere di guidarla su lunghi tratti, 100-120, come dici, va con un filo di gas. A passeggio. A passeggio, ti porta lei. Un po' di nostalgia viene. La nostalgia viene perché almeno io a casa questi suoni li ho sempre sentiti. Certo. E li voglio continuare a sentire, ma so che comunque sia in giro ce ne sono pochi. È una cosa che voglio trasmettere a... Questa è una cosa bella, dai. Non capita tutti i giorni di provare un'auto del genere e di vederla dal vivo. Eh sì, bella linea del 79. Che è l'anno mio poi. Che è l'anno tuo. Interessante. Inutile dirtelo, lasciami un commento, mettimi un bel like, iscriviti al mio canale. Cosa aspetti? E noi, come al solito, cari amici, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao.